Musica, enogastronomia, intrattenimento, artigianato, spettacolo e colore. C'è proprio tutto nella Notte delle Lanterne di Latiano, giunta all'ottava edizione, come sempre carica di tradizione. L'associazione culturale Vivi la tua città regala ai cittadini un evento culturale sviluppato in una giornata ed aperto alle famiglie. Alla luce delle lanterne disseminate lungo via Torre Santa Susanna, location scelta dagli organizzatori, artigiani, artisti di strada, musicisti, animatori ed esperti di piatti tipici locali hanno offerto ai cittadini di Latiano e ai numerosi curiosi arrivati da tutta la provincia un percorso appositamente realizzato per poter effettuare un viaggio attraverso le tipicità locali, unite alla magia del Natale con le luci colorate e il villaggio di Babbo Natale. Spazio anche alle associazioni di volontariato per ricordare chi sta peggio di noi. Una iniziativa che vede il patrocinio dell'amministrazione comunale della città di Latiano attraverso l'assessorato alle attività produttive. L'amministrazione comunale è sempre pronta a incentivare, promuovere e sostenere tutte queste iniziative e queste manifestazioni che fanno bene al territorio. Soprattutto in periodo natalizio permettono anche di domenica ai commercianti e agli artigiani di poter aprire negozi e poter esporre tutto ciò che creano in casa. È fondamentale appunto in questo periodo cercare di rimanere a Latiano, comprare a Latiano, non invadere i centri commerciali ma invadere le nostre piazze, le nostre strade. È il caso di Notte delle Lanterne, una serata bellissima, partecipata, pienissima di gente che sta dando appunto i frutti sperati perché i negozi sono pieni di gente e tutto il mercato dell'artigianato è invaso dalla gente, dalle persone. Quindi siamo contenti, l'ottava edizione, un successo straordinario e l'amministrazione sarà sempre vicina a incoraggiare questi commercianti, questi artigiani anche in periodi così difficili. Sono molto soddisfatto della buona riuscita della manifestazione. Hanno aderito un sacco di attività commerciali, degli stilisti, delle attività artigianali. Il merito è soprattutto della Taberna Libraria con l'associazione Vivi la tua città, che hanno saputo comunque costruire negli anni un percorso serio e comunque costruttivo. Ringrazio anche l'amministrazione comunale per il supporto datoci nell'assessorato alle attività produttive. Ringrazio anche i commercianti di Via Torre perché è anche grazie a loro che questa iniziativa è ben riuscita. E tutti coloro che hanno anche con la loro presenza partecipato all'iniziativa perché significa che stanno contribuendo a far crescere il nostro territorio, perché il nostro paese ha molto bisogno di questo, anche in queste piccole iniziative e le attività che comunque hanno lavorato e quindi la crescita di Latiano. Una ottava edizione che ha trovato il consenso dei partecipanti e che ha rinnovato l'appuntamento per il prossimo anno con il volo di una lanterna verso il cielo.